Il nostro viaggio tra i tesori della chiesa fossanese prosegue da quello che è un luogo simbolo, non soltanto della chiesa di Fossano, ma anche della città stessa. A pochi metri dal Vescovado, dove ci siamo trovati nell'altra parte di questo percorso, si trova la cattedrale, il Duomo di Fossano, la cattedrale di Santa Maria e San Giovenale, una basilica imponente, maestosa, monumentale, che dialoga con la città, l'ha voluta Mario Ludovico Quarini a fine Settecento ed è veramente uno dei monumenti più importanti della nostra città. Una chiesa che è il risultato di anni e anni di lavoro delle maestranze, di tanti artisti che si sono succeduti nel decorare, nel rendere sempre più ricca e bella questa chiesa. Ma è anche il risultato della stratificazione della storia. Sotto questo pavimento ci sono i resti della prima collegiata di Fossano. È come una storia che va a comporsi a strati successivi. Tra i momenti più importanti della storia di questo sito c'è l'anno 1279, l'anno in cui arrivano a Fossano dalla vicina Romanisio le reliquie di San Giovenale, vescovo di Narni, e da quel momento le reliquie vengono custodite prima nella collegiata e poi in questo grande duomo, in questa cattedrale, che poi diventerà cattedrale in quanto sede della cattedra del vescovo. Esiste ancora ed è uno degli altari più belli, l'altare dedicato appunto a San Giovenale, tutto decorato con ori e stucchi, e al suo interno contiene la teca con le reliquie del santo. Ma il nostro viaggio in realtà non si ferma alla cattedrale, o meglio alla cattedrale che tutti conosciamo, perché ogni fossanese è entrato almeno una volta nella sua vita in questa chiesa e quindi ha potuto ammirare le sue volte, gli stucchi dorati, i quadri, la bellissima cupola dedicata alle beatitudini. Noi vi porteremo nella cattedrale segreta, o meglio nelle stanze segrete della cattedrale, dove scopriremo una serie di tesori davvero interessanti. Nelle stanze segrete della cattedrale, o almeno in una parte di esse. Quello che vedremo adesso sono una serie di ambienti che sono a metà tra l'archivio e una bozza di museo vero e proprio. Troveremo oggetti, opere d'arte e documenti che testimoniano la storia di secoli di chiesa fossanese. Pensate nei secoli a quanti sacerdoti, quanti canonici, quanti vescovi si sono succeduti in cattedrale, sulla cattedra di San Giovenale. Ecco, in queste stanze c'è anche un po' il risultato di tutti questi anni di storia. Tra tutte le stanze che possono farci sentire come in una macchina del tempo, le stanze segrete della cattedrale sono quelle che preferisco, perché ci portano indietro nel tempo, in tutto quello che la diocesi di Fossano ha creato artisticamente lungo i secoli per trasmettere la propria fede, per vivere la propria fede. Sono molto riconoscente e grato verso tutti i miei predecessori che hanno saputo custodire tutto ciò che è stata la trasmissione della fede dal punto di vista artistico, varie opere, ma dai candelabri agli argenti, alle cose preziose appunto che servivano per celebrare l'Eucaristia. Ecco, è tutto un patrimonio enorme, grandioso e spesso appunto rinchiuso, che andrebbe invece valorizzato, conosciuto, affinché possiamo vivere nel nostro presente non tanto con una nostalgia per il passato, ma sapendo che c'è un grande passato alle spalle e che se non lo conosciamo, forse non conosciamo neanche noi stessi nel presente. E soprattutto possiamo, conoscendo questo enorme passato, avere forse qualche stimolo per immaginarci un nuovo futuro. Ed ora ci troviamo davvero nella parte più segreta e più preziosa delle stanze della cattedrale. Si tratta di un vero e proprio cavò, un po' come avviene per le banche. E all'interno di questa stanza blindata, che oltre a essere sotto chiave ha anche tutta una serie di antifurti, abbiamo gli oggetti più preziosi della storia di questa nostra chiesa. Ecco, guardate la bellezza, la precisione,
Qui c'è il lavoro sapiente di abili mani, di artisti e artigiani orafi. È molto prezioso, oro e argento, ma è prezioso ciò che contiene in realtà.